Ben ritrovati, come ogni lunedì sera ci siamo, TG Plus, terzo tempo rosso-blu, Gubbio Calcio in primo piano, ma tutta la Serie C, le Umbre, Perugia e Ternana, Perugia che continua a fare faville, la Ternana che ha ricevuto un piccolo stop ma continua saldamente la sua corsa in vetta e come detto però tanto Gubbio Calcio, reduce dal pareggio interno con la Vis Pesaro, partita che lascia più di un rammarico, nonostante comunque un punto sia senza dubbio guadagnato per quanto riguarda la zona bassa della classifica, però allontana ulteriormente i rossoblù da quella che sarebbe la quota playoff. Parleremo di questo avvicinandoci anche all'infrasettimanale che si giocherà tra domani, quando sarà in campo proprio il Perugia, e mercoledì, dove scenderà il Gubbio al Rocco di Trieste per affrontare la Triestina. Questo e tanto altro con i nostri approfondimenti dei nostri servizi, ma soprattutto con il nostro ospite in studio, un gradito ritorno, quello di Linas Megelaitis, centrocampista rossoblu. Ben ritrovato Linas. Ciao, buonasera. Che parlerà con noi proprio di quello che è l'andamento del Gubbio dopo la partita con la Vis Pesaro in generale, poi tracceremo anche un po' il punto della giovanissima carriera di Linas Megelaitis. Ma intanto vediamo quelli che sono stati i risultati del turno appena passato. 27esima giornata nel girone BDC, il 5-1 esterno del Mantova sul campo del Limolese, il 4-0 anche qui fuori casa del Sud Tirol a domicilio della San Benedettese, 1-0 del Matellica sulla Virtus Verona, 1-1 tra Gubbio e Vis Pesaro, 1-0 della Feralpisalo sul Legnago, il 3-0 con cui il Perugia ha battuto il Modena, 0-0 Carpi Fermana con 4 rigori sbagliati, partita davvero incredibile, poi 2-2 Triestina Arezzo, 1-1 Fano Ravenna e chiude invece lo 0-0 con cui il Cesena ha fermato il Padova, che resta comunque capolista a quota 55, ma il Perugia è appena dietro a 52 assieme al Sud Tirol, quindi Modena a 50, Triestina 44, Feralpisalo 42 assieme al Cesena, 41 Virtus Verona, 38 San Benedettese, Mantova 37, Matelica 36, a 31 il Gubbio assieme alla Fermana, 30 punti per il Carpi, 25 Molese Fano, 24 Vis Pesaro, 22 Legnago, 20 punti per il Ravenna, chiude l'Arezzo a 16. Prima di interloquiare qui con Linas Megelaitis, rivediamo quello che è successo al Barbetti sabato, Gubbio Vis Pesaro con il servizio di Federico Minelli e poi le interviste post gara con le parole di mister Torrente e del difensore goleador di giornata Ferrini. Sentiamo. Gubbio Vis Pesaro di fronte al Barbetti per il turno numero 27 del girone BDC. Torrente conferma il 4-3-1-2 ma lascia in panchina un acciaccato Pasquato sostituito da Saim Masa nel ruolo di trequartista dietro il tandem Gomez Fedato. Di Donato cambia e opta per il 3-4-1-2 con Di Paolo alle spalle di Gucci e Cannavò, in tribuna il grande ex Marchi squalificato. Prima chance per la Vis Pesaro, al terzo Cannavò lavora palla in aria e appoggia per Di Paola che calcia col destro ma non c'entra lo specchio della porta. Al 15esimo si fanno vedere anche i rossoblù. Amlili lancia per Malaccari che appoggia di testa per Masa. Lo spagnolo calcia dal limite ma non impensierisce Bertinato che blocca terra. Al 21esimo ancora Marchigiani in attacco con il cross di Gucci raccolto da Tassi al limite che prova ancora il destro di prima intenzione. Zamarone è ben posizionato e respinge. Passano due minuti e il Gubbio prova a scuotersi. Formicone arriva sul fondo e crossa. Fedato salta liberissimo in aria ma di testa spedisce la sfera alta sulla traversa. Al 34esimo Masa apre di prima a sinistra per Fedato. Gioco di gambe, palla tesa in mezzo. Bertinato respinge corto ma nessun rossoblù va sulla ribattuta e la difesa libera. Si chiude sullo 0-0 il primo tempo e il Gubbio che rientra in campo nella ripresa sembra molle, con la Vis che guadagna metri pur senza produrre pericoli. A sbloccarla però sono i rossoblù. Al 58esimo corner di Masa sul quale incorna Ferrini che insacca alle spalle dell'estremo difensore marchigiano. Secondo gol stagionale per il difensore riminese classe 1998, entrambi sugli sviluppi di un corner, gol che porta il Gubbio in vantaggio. Girandola di cambi per tutte e due le panchine, in vista anche del turno infrasettimanale alle porte, il Gubbio però pecca un po' di cattiveria agonistica e di lucidità offensiva, concedendo troppi metri e palloni agli ospiti. Al 67esimo il neoentrato Germinale apre per Cannavò, che incrocia col destro in aria. Zamarion si distende rifugiandosi in corner. Di Donato inserisce anche Pannitteri per Brignani e la scelta paga un minuto dopo l'ingresso in campo del numero 11 biancorosso. Spizzata di Germinale per Deramo, che crossa dalla sinistra. Il pallone sfila lungo tutta
tutta l'area di rigore a causa di una clamorosa indecisione sia della linea difensiva che di Zamarion. Sul secondo palo sbuca Pannitteri che, tutto solo in tuffo, non deve far altro che spingere il pallone in rete. Primo gol in stagione per il neo entrato in campo e Gubbio colpito nel momento topico del match. Torrente si gioca anche la carta a Pasquato, ma la situazione non cambia, anzi sono i Vissini a protestare al minuto 86 per un contatto in area tra Germinale e Megelaitis, ma per l'arbitro Crezzini di Siena è tutto regolare. Finisce 1-1, il Gubbio sta alla quota 31 restando in pieno limbo tra playoff e playout. Ora c'è da affrontare il turno infrasettimanale di mercoledì con i rossoblù che dovranno affrontare una lunga trasferta fino al Nero Rocco per la sfida fissata alle ore 15 contro la Triestina. Abbiamo preso un gol che si poteva evitare, purtroppo noi paghiamo sempre qualche ingenuità a caro prezzo perché prendiamo sempre un gol a partita, dopo diventa difficile fare sempre due gol, quindi una volta in vantaggio potevamo gestirla meglio, al primo errore ci hanno punito. Quelle sono letture per tutti molto facili, non era un cross sul secondo palo alto, quindi c'è stata proprio una disattenzione che poi paghi a caro prezzo con chiunque. Abbiamo sbagliato tanti passaggi, potevamo gestirla meglio, potevamo conquistare spazio meglio. Gomez non è stato bene, quindi ieri non è stato bene, un problema intestinale, come lo stesso Pasquada, addirittura lui 2 giorni è stato male, quindi oggi l'ho sfruttato alla fine, ma purtroppo erano 2 giocatori fondamentali che hanno avuto lo stesso problema. Andremo a Trieste a giocarci, sappiamo che incontriamo una squadra che all'inizio dell'anno è stata costruita per vincere, a gennaio l'hanno migliorata con giocatori di esperienza, basta pensare solo a Lopez in difesa. Giochiamo in uno stadio bellissimo, contro una squadra forte, un terreno ottimo da quello che ho visto in televisione, quindi ci sono tutte le premesse per andare a giocarci la partita. Devo ringraziare Miguel perché ha messo veramente una palla perfetta. E sono partito da dietro perché loro marcavano a uomo, quindi mi sono ritagliato un po' più spazio e sono riuscito ad impattarla con i tempi giusti, con al momento giusto, e mi è venuto fuori un bel gol. Il bicchiere è mezzo pieno, secondo me è un punto guadagnato, anche perché loro sono una squadra ostica, nel senso che è sempre difficile affrontare squadre che lottano per la salvezza, comunque vogliono venire fuori dalla situazione in cui sono. E magari per come si era messa la partita potevamo ambire anche a qualcosa di più, però come ci dice sempre anche il mister, dal momento che non potevamo vincere non dobbiamo neanche perdere. Questo dunque è quello che è successo al Barbetti. Linas, partiamo proprio dall'episodio finale che ha visto tanto protestare la Vispesaro, quel contatto che ti ha visto proprio protagonista in area con Germinale, su cui soprattutto, bisogna dirlo, l'attaccante della Vispesaro ha protestato tanto, ce lo puoi raccontare? No, visto che la palla è rimbalzata lì e l'attaccante stava per calciare, io mi sono messo davanti e ho subito il calcio io sulla coscia. Hai preso palla e hai preso tu il calcio. Ho preso la palla e calciato la coscia mia. Quindi assolutamente, difatti, come l'arbitro ha evidenziato, non era assolutamente calcio di rigore, nonostante ci abbia provato, lo possiamo dire, l'attaccante della Vispesaro che faceva il suo lavoro lì in area di rigore. Parlando un po' più della partita, Linas, brillante, un buon Gubbio nel primo tempo e inizio ripresa, non so se sei d'accordo, poi la squadra è un po' calata e soprattutto pesa quel gol subito a 9 minuti dalla fine, su cui si poteva sicuramente far meglio. Sì, sono d'accordo, il primo tempo è stato equilibrato, e poi il secondo tempo, non so, secondo me non siamo scesi in campo bene nell'inizio secondo tempo, abbiamo sbagliato un po' approccio, ma poi la partita è stata, diciamo, sporca, con tanti palloni alti, quindi in queste partite si decidono con gli episodi.
quindi peccato che siamo riusciti ad andare in vantaggio e non siamo riusciti a sfruttare e portare a casa 3 punti. E proprio su questo ha parlato mister Torrente a fine partita, che ha detto dovevamo chiuderla dopo il gol del vantaggio, ci sono state delle situazioni di contropiede non sfruttate e soprattutto ha detto abbiamo sbagliato troppo tecnicamente, troppi fraseggi sbagliati, un aspetto di cui invece siamo spesso bravi a gestire soprattutto palla a terra. Ecco, è proprio una sensazione che il Gubbio quando possa giocare palla a terra, fraseggiare, faccia sicuramente quello che sa fare meglio, e quando, come hai detto tu, le partite tendano a sporcarsi, a subentrare l'agonismo, la cattiveria, si fa più fatica? Sì, penso di sì, ma bisogna essere onesti, il campo erboso non era al massimo, quindi quando non riusciamo a palleggiare la palla dal basso perdiamo un po' la nostra identità, quindi poi bisogna mettere di altro, di agonismo, di altre cose, e per noi diventa un po' più difficile. E questo che ha appena detto Linas riporta anche una statistica piuttosto evidente, perché sui 31 punti conquistati dal Gubbio, 19 la formazione eugubina li ha fatti in trasferta con 5 vittorie, 12 in casa con 2 sole vittorie. Non un caso, credo, Linas. Ma questi sono i numeri, cioè, quindi non do tanta importanza a questi numeri, perché adesso non c'è tanta differenza se giochi in casa o fuori casa, senza pubblico, senza i tifosi. Magari conta il campo, cioè il manto erboso, quindi questo ci può influire un po'. E forse pesa quell'inizio un po' a handicap, no? Quelle prime 8 partite dove la squadra aveva totalizzato solo 3 punti senza mai vincere, forse adesso si vede sulla classifica mancano quei punti. Sì, sì, siamo partiti male, non c'è niente da nascondere, prime 8 giornate abbiamo fatto solo 3 punti, quelli che ci mancano adesso, perché se guardi dopo la 9ª giornata in poi, cioè siamo lì, a zona playoff. E invece siamo partiti male, se vogliamo cercare gli alibi li troviamo, ma i protagonisti siamo noi, quindi bisogna dire che non siamo stati bravi noi all'inizio, però dopo siamo ripresi. Assolutamente sì, e chi si è ripreso è anche il Perugia, che ha vinto una partita importante con il Modena al Curi per avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica. Allora vediamo proprio quello che è successo, peraltro una gara condizionata anche qui da 2 rigori sbagliati, un po' il refrain di giornata per il Grifo, con le parole anche post gara del tecnico biancorosso Caserta, e poi torniamo. Scontro d'alta quota tra Perugia e Modena al Curi per il turno numero 27 del girone BDC. 4-3-3 per Caserta con Falzerano ed Elia a supporto di Melchiorri. 4-3-1-2 per Mignani con Tulisse a supporto di Luppi e Spagnoli. Al sesto cross di Mattioli a centro area. Terzo tempo di Castiglia che stacca tutto solo ma non inquadra la porta. Al nono ripartenza Grifo con Falzerano che serve Elia. Gran palla a spezzare la linea sul lato opposto per l'inserimento di Moscati che di sinistro calcia lato. 14° minuto. Da un corner battuto male dal Modena si scatena la ripartenza biancorossa con Falzerano che scala le marce in campo aperto, palla verticale a tempo per Melchiorri che sull'uscita di Gagno pesca Elia che a porta sguarnita in sacca l'1-0 Perugia, nonché la 5ª marcatura in campionato per il classe 99 di proprietà dell'Atalanta. Il Modena prova a reagire al 26esimo, sugli sviluppi di un corner una mischia in aria vede Spagnoli calciare al volo ma 2 passi dalla linea Melchiorri libera. Minuto 33, gran palla recuperata al limite da Melchiorri a Mattioli. Elia si incunea come una folgore in aria e viene steso da Mignanelli in maniera piuttosto evidente. Per l'arbitro Zufferli di Udine è calcio di rigore per il Perugia. Dal dischetto va Burrai che calcia centralmente e con un riflesso di piede Gagno respinge. Passano 3 minuti e un tarantolato Melchiorri entra di forza in area e cade a terra dopo un contatto con Zaro. Zufferli non ha dubbi, secondo rigore in 3 minuti per il Grifo. Cambia il rigorista ma non il risultato. A calciare è Moscati ma Gagno si tuffa ancora alla propria destra e respinge. Doppio penalty neutralizzato per l'ex portiere della Ternana, che nulla può però al 42esimo, all'ennesima iniziativa sulla destra dell'asse Elia Melchiorri, palla bassa sul secondo palo del Cigno di Treia per Favalli, che sottoporta controlli in maniera approssimativa, ma riesce a calciare con il sinistro. Gagno è superato e Zaro libera con la sfera, che per il direttore di gara ha già varcato la linea di porta. 2-0 Perugia e primo gol in campionato per il laterale mancino, figlio d'arte ex Catanzaro. Si chiude così la prima frazione e nella ripresa Caserta manda in campo Murano al posto di un supporto
Super Melchiorri e il neo entrato, dopo pochi secondi dall'ingresso in campo, mette la personale firma sulla partita. Minuto 65, da lancio profondo Murano riceve al limite, stop orientato a dribblare secco Zaro e destro a giro nell'angolo lontano sull'uscita di Gagno. 3-0 e sesta spettacolosa realizzazione in campionato per il numero 11 biancorosso. Da qui in poi è semplice gestione per il Grifo, che nel recupero sfiora anche il poker con una gran cavalcata del redivivo Rosi, chiuso da Gagno. Il Perugia sorpassa gli emiliani ed è seconda due lunghezze dal Padova con due gare da recuperare. Domenica prossima big match all'Euganeo, ma domani alle 17.30 il Perugia sarà di nuovo di scena al Curi per affrontare la San Benedettese nell'infrasettimanale. Una gara bella da vedere, soprattutto per chi l'ha vista, perché era una partita dove si sono affrontate due squadre forti. E non era facile per noi affrontare il Modena perché, ripeto, è una squadra che gioca bene, una squadra che sta facendo un grande campionato. È stata una partita bella, combattuta, siamo stati bravi, i ragazzi sono stati bravi a sfruttare le occasioni create, ma abbiamo concesso poco e sono contento di questo, e adesso da domani si inizia a pensare alla partita con la San Benedettese. Questo per quanto concerne il Perugia, che dunque domani affronterà la San Benedettese e poi domenica prossima il big match all'Euganeo contro proprio il Padova. Ma parliamo un po' con Linas Megelaitis anche di quello che è stata fin qui la sua giovanissima carriera, perché parliamo di un classe 1998, arrivato giovanissimo in Italia, facevi ancora settore giovanile proprio qui, se non sbaglio, a Vercelli a Latina, poi le prime esperienze nel calcio professionistico a Lecce e con la Sicula Leonzio, dove ti sei hai approcciato anche da titolare per la prima volta proprio con mister Torrenti in panchina, e poi lo scorso anno a metà stagione, ricordiamolo, l'approdo a Gubbio. Ecco, com'è stato un po' il crescendo della tua carriera fino adesso? Se puoi fare un bilancio di quello che è stato, diciamo, fino a oggi. Sì, ma la prima esperienza, come hai detto te, è stata a Vercelli, tra i giovanili, poi a Latina sono riuscito a fare anche esordio in Serie B e poi, diciamo, sono andato a Lecce e lì mi sono messo in gioco con i grandi, che è molto, cioè, molto differente da quello giovanile. Peraltro in una piazza anche piuttosto blasonata, che ha visto la Serie A per tanto tempo. Sì, infatti lì non ho trovato tanto spazio e quell'anno abbiamo vinto Serie C e l'anno dopo sono andato alla Sicula a mettermi in gioco con i grandi. E poi l'approdo a Gubbio. Devo dire che, questo è un parere personale, ti stai rivelando come uno dei migliori prospetti della categoria, anche in ottica futura, ma è anche un po' un parere piuttosto diffuso. Sappiamo che, ovviamente, ne abbiamo già parlato anche la settimana scorsa con Capitan Malaccari, ancora non ci sono novità anche su quello che può essere il futuro, ma saresti pronto per fare un salto ulteriore, magari cimentarti anche in una Serie B, visto il tuo excursus, il tuo vissuto di questo periodo? Sì, ma secondo me di ognuno di noi questo è l'obiettivo, di fare salto di categorie e puntare più in alto possibile. Assolutamente sì. E peraltro Linas è rientrato da qualche settimana dopo che ha perso qualche partita, lo possiamo dire, nel periodo post natalizio per un problema di pubalgia. Sei stato anche in un centro in Romagna proprio per le cure del caso. Com'è stato affrontare quel periodo? Non è stato facile, perché la cosa più difficile è quando vedi i compagni che lottano in campo e tu non puoi aiutarli, quindi. Però ho preso questa decisione perché non ce la facevo più e per fortuna adesso mi sono ripreso e sto bene. Perché prima hai giocato diversi mesi, diciamo, in condizioni non proprio ottimali, mettiamola così. Sei subito rientrato, subito titolare, subito di fatto hai ripreso le redini del centrocampo in un reparto Linas dove oggi rispetto a quella che era la prima parte di campionato, beh, c'è molta più concorrenza, perché è arrivato Amlili, è arrivato Serena, è rimasto Sdagui, c'è sempre Cadda, ci sei sempre tu, c'è sempre Malaccari, lo stesso Masa che può giocarci, quindi insomma siete davvero in tanti. Credo che anche l'allenamento settimanale sia piuttosto intenso per guadagnarsi poi il posto, certo, la domenica. Certo, c'è più concorrenza, che secondo me fa bene, e come quest'anno abbiamo tante partite ravvicinate, quindi secondo me questa cosa è importantissima. Perché giocare ogni tre giorni non è facile, quindi anche per il mister avere più giocatori a disposizione è il vantaggio, quindi io vedo solo le cose positive.
È proprio così, difatti, proprio Torrente ha già annunciato turnover per la gara con la Triestina, di cui poi parleremo. Tra l'altro, per chiudere questo discorso relativo alla carriera di Linas Megelaitis, è stata una colonna delle varie nazionali giovanili lituane, ma soprattutto lo scorso novembre hai esordito con la nazionale maggiore contro le isole Faroer, era un'amichevole, comunque una vittoria per 2-1, e credo che per te sia stato già un bel traguardo quello. Sì, ho provato delle bellissime emozioni, perché rappresentare la tua paese è la cosa più bella che sogni da bambino. Quindi sono molto contento di questo traguardo riuscito, ma sono solo all'inizio, quindi bisogna continuare e puntare più in alto possibile. Certo. E spero che sarò convocato per le qualificazioni, perché adesso dovremo giocare contro la Svizzera e Italia, quindi sarebbe anche una bella cosa giocare contro l'Italia, che è una delle nazioni più forti al mondo. E per te sarebbe quasi un derby, lo possiamo dire praticamente. Assolutamente sì. Prima di tornare a parlare con Linas anche dei prossimi impegni del Gubbio, vediamo tutti i gol della giornata del girone B di Serie C, poi torniamo. Passano 12 minuti tra Fano e Ravenna, scontro salvezza, Tomei rilancia Campanile, irrompe Gentile che calcia al volo di sinistro da 40 metri, Tomei si tuffa ma non arriva sul pallone, gol pazzesco per il vantaggio del Fano. Il Ravenna però riesce ad impattarla nella ripresa con la palla dell'ex Gubbio Zanoni per Martignago, che batte Viscovo in uscita per l'1-1 finale. La Feralpisalo batte il Legnago, il mancino al volo in diagonale di Scarsella, sempre lui, nono gol stagionale per il centrocampista con il vizio del gol, risale la classifica la formazione benacense. Subito avanti il Mantova sul campo del Limolese con Guccione che approfitta dell'incertezza di Aurelio e con il mancino fissa l'1-0. Poi d'azione d'angolo Zanandrea sulla sponda di Checchi a battere Siano per l'immediato raddoppio del Mantova, quindi calcio di rigore per il fallo di Lombardi su Chedira, dal dischetto va Di Molfetta che insacca il gol del 3-0 per il Mantova sul campo del Limolese, che non c'è davvero in campo, difesa immobile sul cross di Guccione e che dira, timbra anche il poker ad inizio ripresa, poi uno squillo timbrato da Aurelio che sterza sul destro e con questo bel diagonale segna il gol della bandiera per la formazione dei Grifoni, rosso-blu Romagnoli, però all'89esimo arriva anche il 5-1 firmato da Zigoni, servito da Zibert, manita dei virgiliani sul campo del Limolese. Vince il Materica contro la Virtus Verona, lo squillo è firmato da Leonetti, settimo gol in campionato con questo bel destro ad incrociare sul palo lontano, goleada anche del Sud Tirol contro la San Benedettese, Fischnaller sarà la sua giornata, si inserisce sul cross di Fabbri e timbra il vantaggio per il Sud Tirol che raddoppia a fine primo tempo, ancora Fischnaller di testa sulla punizione battuta da Voltan e doppietta per l'attaccante Bolzanino, poi nella ripresa il portiere Laborda chiude su Tait ma irrompe Casiraghi che firma il tris, la Borda che aveva sostituito ad inizio partita Nobile che era stato espulso, poi Fischnaller ancora sul cross di Casiraghi si porta a casa il pallone, altro colpo di testa vincente, 3-0 e tripletta per il numero 11 biancorosso. Avanti l'Arezzo con questa punizione tagliata dall'angolo di Pinna che beffa il portiere della Triestina Offredi, Triestina che però pareggia contro la formazione aretina con il colpo di testa di Guido Gomez servito da Calvano, schiaccia in rete l'1-1 l'ex attaccante del Renate, quindi però ancora Pinna, altra punizione splendida per il laterale mancino, doppietta per il difensore sinistro per il nuovo vantaggio della formazione di Stellone, ma poi nella ripresa Mensa entra in area, viene steso da Arini, calcio di rigore per la squadra alabardata, prossima avversaria del Gubbio, dal dischetto va ancora Guido Gomez, 2-2, decimo gol in stagione per lui, 0-0 Padova Cesena e Carpi Fermana.
questi i gol. Terminata 0-0 la partita da Carpi e Fermana, davvero incredibile, non ci sono perché non sono stati segnati, ma 4 rigori sbagliati, 2 da Neglia della Fermana e poi i 2 parati dal portiere della stessa formazione marchigiana Ginestra a Decenco e a Ferretti, per quanto riguarda appunto l'incredibile Fermana Carpi. Linas, la classifica dice il Gubbio è a 6 punti sia dai play-out che dai play-off, proprio in una zona di limbo lì, centro classifica. Un girone che si sta rivelando, come era nelle previsioni, sempre più tosto, partita dopo partita, giornata dopo giornata. Quanto ci credete di poter riagganciare la zona alta, ammesso che ovviamente prima ci sia da fortificare la salvezza? Noi per primo guardiamo la salvezza e poi se riuscissimo ad arrivare lì in zona playoff, che è anche il nostro secondo obiettivo, saremmo tutti felici. Però se non ci credessimo, quindi meglio non andare in campo e non giocare le partite. Quindi noi vediamo partita per partita e cerchiamo sempre di portare i risultati positivi a casa. E poi parleremo proprio della prossima partita della formazione rossoblu, che si giocherà come detto mercoledì a Trieste. Prima però una piccola digressione su quello che è il girone C di Serie C, perché la Ternana è incappata nella prima sconfitta stagionale 2-1, la sconfitta delle Fere sul campo del Catanzaro. Vediamo quello che è successo e poi torniamo dopo aver sentito anche le parole del tecnico della formazione rossoverde, Lucarelli. Catanzaro Ternana al Ceravolo per il turno 27 del girone C di Serie C. 3-4-1-2 per Calabro con Carlini a supporto di Curiale e di Massimo. 4-2-3-1 per Lucarelli con Partipilo, Furlan e Falletti alle spalle di vantaggiato. Il match si scalda al 12esimo. Corner di Corapi, incornata dell'ex Fazio, di un soffio a lato. 28esimo minuto. Da rimessa laterale, Carlini rovescia al centro dove Curiale brucia sul tempo Boben e con un tocco nell'area piccola batte Iannarilli per l'1-0 giallo-rosso e la quarta rete in campionato dell'attaccante ex Catania e Frosinone. Non accade altro nella prima frazione e nella ripresa le Fere partono a tutto gas. Passano 50 secondi, Palumbo batte una punizione profonda in aria. Partipilo alimenta il centro per Boben che di testa trafigge Di Gennaro per il gol del pareggio, nonché secondo sigillo stagionale per il roccioso centrale difensivo sloveno. Il Catanzaro però non si scompone e al 59esimo Curiale protesta per un contatto in aria con Iannarilli. Per l'arbitro Panettella di Gallarate è semplice calcio d'angolo. Alla battuta va Corapi e in area sbuca Carlini, non certo un gigante, che prende il tempo all'intera retroguardia rossoverde e con un colpo di testa schiacciato batte Iannarilli per il nuovo vantaggio catanzaro, nonché il gol numero 7 in campionato per il jolly offensivo classe 1986 nativo di Terracina. Da qui in poi la Ternana cerca in ogni modo di scardinare nuovamente il fortino giallorosso, ma senza incidere. Il Catanzaro infligge così il primo stop in campionato alla capolista che, nonostante la sconfitta, resta saldamente in vetta a più 12 sull'Avellino e più 13 sul Bari. Versi il rinvio causa Covid, l'infrasettimanale con la Cavese. Domenica prossima trasferta a Francavilla per riprendere il cammino. Mister, una partita che si temeva all'inizio per la forza dell'avversario, è arrivata la prima sconfitta stagionale. Sì, è arrivata la prima sconfitta stagionale, la prendiamo, ce la portiamo a casa senza accamparci a scuse o alibi, perché è vero che nessuno dei due portieri ha fatto parate, quindi poteva essere una partita che poteva finire sul risultato di pareggio e nessuno avrebbe detto niente. Però è anche vero che bisogna riconoscere che il Catanzaro probabilmente in questa partita era più motivato di noi e alla fine gli episodi hanno premiato la squadra più motivata. Questo dunque per quanto riguarda la Ternana, che è attesa allora domenica prossima la sfida contro la Virtus Francavilla in trasferta. Però vediamo quello che è il turno infrasettimanale nel girone B di Serie C. 28esima giornata, si giocherà domani alle 17.30 con l'anticipo tra Perugia e San Benedettese, come detto al Curi. Poi mercoledì 3 dalle ore 15 alle 20.30. Alle 15, e lo ripetiamo, sarà in campo il Gubbio sul campo della Triestina. La partita anche sul sito della Lega data come orario alle 17.30, ma si giocherà alle 15. Dunque Triestina Gubbio, oltre a Legnago Carpi, Fermana Cesena, Vis Pesaro Feralpi Salò e Arezzo Mantova. Alle 17.30 invece tre partite su Tirol Fano, Modena Imolese e Ravenna Matelica, e poi alle 20.30 Virtus Verona
Padova, Linas, si va a Trieste. La squadra partirà domani per una lunga trasferta, una delle più lunghe del campionato, un avversario che dopo aver avuto un periodo difficile all'andata, peraltro il Gubbio vinse una delle poche vittorie al Barbetti, una gran partita, vittoria per 1-0 del Gubbio, la Triestina si è ripresa, viene da 7 risultati utili consecutivi, è quinto in classifica, ha una squadra sicuramente che è stata costruita proprio per puntare al salto di categoria, ma di solito contro questa avversaria e soprattutto in trasferta il Gubbio ha espresso il suo miglior calcio fino adesso. Può essere così, ti chiedo, anche mercoledì? Sì, penso di sì, perché diciamo che giocando contro le squadre forti riusciamo ad esprimersi al meglio anche noi, perché tra virgolette giochiamo a calcio. E poi con il campo bello ce l'hai tutti i componenti per fare bene e per dimostrare tutte le sue qualità, perché avendo i giocatori di qualità come Pasquato, Juanito, Mazza e tanti altri, quando il manto erboso non è buono, quindi anche per loro diventa molto più difficile, che loro sono i componenti importantissimi per noi, che diciamo tutte le palle passano tra i piedi loro, quindi con il campo bello, con l'avversario forte, ce l'hai tutto per fare bene. Chiudiamo questa trasmissione, Linas, perché ovviamente tu sei giovanissimo, come detto ti stai sicuramente esponendo anche a tante altre squadre che magari ti hanno osservato, hanno visto le tue capacità. Ti chiedo, c'è un sogno nel cassetto sia per quanto riguarda il tuo futuro nei club che in nazionale, vista appunto la tua ascesa appunto con la Lituania? Beh, il sogno non lo so, io ce l'ho gli obiettivi, non i sogni, quindi io cerco di raggiungere i miei obiettivi, perché secondo me sognare è una cosa, poi avere l'obiettivo e provare a aggiungere è un'altra cosa, quindi io sono quello che ha degli obiettivi e cerco in tutti i modi di raggiungerli. Diciamo arrivare più in alto possibile comunque? Sì. Cercare l'apice? Se un giocatore pensa che sia arrivato e non cerca più arrivare in alto possibile, secondo me deve smettere, perché deve sempre avere ambizione di fare meglio e di arrivare più in alto possibile, perché sennò non riesci a crescere né come persona né come giocatore. L'augurio nostro è quello di vedere Linas Megelaitis quanto prima davvero proprio più in alto possibile, sia con le squadre di club, qualsiasi sarà, sia con la sua nazionale lituana. È davvero tutto, siamo in chiusura, ricordiamo che torneremo ovviamente lunedì prossimo, sarà il post gara di Gubbio Ravenna, altra partita importante che si giocherà domenica 7 alle 17.30 al Barbetti, prima però c'è da affrontare la Triestina mercoledì alle 15 e ovviamente faremo il punto mercoledì sera nel nostro TG Sera delle 19.30 con replica alle 20.20. È tutto, ringrazio Linas Megelaitis che è stato con noi per questa puntata. Grazie a voi. E tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come detto, con TG Plus Terzo Tempo Rossoblù per lunedì prossimo, sempre intorno alle 20.55. Ora però, per tutti appassionati sportivi, vi lascio con un'ampia sintesi della gara decisiva, che è stata decisiva per la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Parliamo di A1 di volley che ha battuto Firenze in trasferta e in un colpo solo ha conquistato salvezza e playoff. Grazie mille e buona serata.